Usa la tua testa. 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 Non devi dar retta a tutti i maestri, i guru, gli esperti che ci sono là fuori. Io sono il primo di quelli? Non mi devi dare retta. Io dico un sacco di cazzate, di stupidaggini, di racconto di mie avventure, storie, pensieri, eccetera. Ma tu non mi devi dare retta. Cioè, tu puoi prendere i miei aneddoti, puoi prendere i miei consigli, ma non li devi prendere a face value, cioè così come sono, un assegno garantito dalla Banca d'Italia. Quello che io desidero che facciano tutti quanti, me per primo, è di non prendere mai un'informazione per buona, specialmente se arriva da un esperto, da un'autorità, da un guru, da uno con un super titolo che l'hanno messo lì, che proprio lui dovrebbe saperne più di tutti. Stai attento, verifica, controlla, sperimenta, non prendere le informazioni anche se stanno scritte su tutti i giornali, se vengono raccontate in tutti i telegiornali, non ti fidare. Robby, ma che dici? Scusa, non è... se è successo che è esploso, che quella cosa lì fa male, o che mettono le multe, perché non mi dovrei fidare? Non ti devi fidare non delle informazioni che riguardano nuovi fatti, c'è una nuova legge, una regolamentazione. Di quelle è bene che ti fidi e ti informi, ma non ti devi fidare di quello che ti dicono di fare, o non ti devi fidare di quando c'è una notizia che mette paura. Ma quando ci sono grandi avvenimenti, dove tu quando li leggi dici FIFA, paura, ecco, quelle sono le situazioni dove più devi essere attenta, critico, analitica, scettico nel guardare le informazioni e nel farti delle domande, senza pregiudizi, ma con la sincera curiosità di andare a scoprire come stanno le cose, di non leggere soltanto le fonti ufficiali mainstream, ma di andare a vedere anche che dicono quelli che stanno sul posto, quelli che non hanno delle voci così potenti, quelli che la pensano in maniera totalmente diversa. Cosa dicono? Ma se tu ascolti sempre soltanto le autorità, le fonti ufficiali, eccetera, ma il cervello come ti si può aprire? Allora, se vuoi cambiare la situazione, non fare quello che fanno tutti gli altri, che è di seguire, ascoltare notizie, consigli, maestri, modi di fare, abitudini e tradizioni, così, at face value, perché lo fanno gli altri, perché si fa così, perché lo fanno tutti. Ma chi l'ha detto che se lo fanno tutti lo devi fare anche tu? Ma non stiamo nell'epoca scelgo io, fermi tutti, non esiste governo, la mia testa e il mio corpo decido io. E allora decidi, no? Decidi tu! No, quello che c'è scritto sul giornale, o quello che dicono al telegiornale, o quello che ti consigliano i tuoi genitori. Usa la tua testa, prendendo tutte queste informazioni che arrivano, non dico isolandoti e non volendo ascoltare, guardando quello che dicono, ma sempre con l'occhio e l'orecchio dell'investigatore, dello Sherlock Holmes, di quello che è curioso ma non si fida delle cose che gli vengono dette solo perché sono terribili o fantastiche. Vuole verificare. Questo è lo spirito migliore per poter affrontare il presente e il futuro. Pensa con la tua testa, fatti domande, fai domande, chiediti il perché delle cose, non le prendere per buone solo perché lo dice un esperto. Io sono il primo, non ti fidar di me. Usa la tua testa. Usa la tua testa. Usa la tua testa. Usa la tua testa.